Allora, buonasera a tutti. Mi sa che forse dobbiamo abbassare leggermente. Allora, buonasera a tutti. Ci scusiamo ovviamente per il ritardo. Ma la colpa non è né del sindaco, la colpa è degli eventi. Perché sapete che in un paese può capitare sempre l'imprevedibile, quindi bisogna essere preparati anche ad affrontare le emergenze e le cose imprevedibili. Allora, io ho accettato volentieri l'invito che mi ha rivolto Francesco Minniti, perché al di là poi dei rapporti personali e di amicizia, io sono particolarmente attento anche ai fermenti culturali che ci sono in questo territorio, quindi quando mi chiamano rispondo sempre presente, soprattutto in questa fase, perché ho notato che c'è una sorta di fervore lirico, posso definirlo così, in questo nostro territorio. La cosa non può che farci piacere, da Roccioletta di Borgia, attraverso le opere a cura di Armonie d'Arte, ne sono andate, mi pare, ne sono state messe in cantiere due, una è già stata alla Tosca, mi pare che l'hanno data 13 o 14. Pagliacci, sì, e invece la Tosca si farà il 23 a Soverato, è stata fatta, il 14 c'è stato Vito Cristoforo, che non c'è. La Tosca è stata fatta il 14, no, mi riferivo invece all'altro appuntamento, il concerto sul mare. Domani mattina alle 5.40 faremo un'altra cosa con un violinista e un tenore. Sì, assisteremo al sorgere del sole dal giardino botanico dall'alto della città, sotto la torre di Carlo V. Quindi voglio dire, c'è tutto questo fermento, e poi arriva, non ultima naturalmente, la Cavalleria Rusticana, che ci sarà qui invece a Guardavalle il 22 agosto di questo mese, appuntamento del quale siamo tutti impegnati e tutti presentati. Mi è piaciuta l'idea, soprattutto perché si valorizzano i prodotti del nostro territorio, non i prodotti in senso come si può intendere spesso, ma i prodotti umani, cioè i nostri ragazzi e le nostre ragazze che sono appassionati e ci daranno una grande prova di professionalità, penso, il 22, abilmente guidati da un direttore che si chiama Vito Cristoforo, che è un nostro eccellente esponente di questa materia, che purtroppo, come tanti altri giovani, è costretto a vivere all'estero e porta la sua intelligenza all'estero, ma ci auguriamo e speriamo che quanto prima o presto possa ritornare e mettere il suo bagaglio culturale e la sua intelligenza a disposizione dei nostri territori, della nostra regione, anche del nostro paese, inteso in senso più largo. Sono tutti ragazzi e ragazze calabresi che daranno vita a quest'opera di Pietro Mascagni, una Gabriella Grassi, siciliana e quindi quasi nostra conterranea, e poi abbiamo una veneta, la regista Sofia Lavinia Amisic. Però entriamo subito nel merito, diamo la possibilità al sindaco di Nursia di formulare i suoi saluti e il suo saluto istituzionale. Grazie dottore Melia, grazie a tutti i presenti, grazie alla stampa che è sempre vicino a noi quando ci sono delle iniziative. Naturalmente grazie a voi artisti, che sarete i veri protagonisti della serata del 22, dove noi ci abbiamo scommesso perché abbiamo una tradizione musicale importante a Guardavalle, quindi da questa tradizione sono nati tanti artisti, tanti professori, e noi abbiamo anche la fortuna sotto questo aspetto di avere in seno al Consiglio Comunale il nostro Presidente del Consiglio, che è il professore Francesco Minniti, che lo conoscete un po' tutti, la passione e la volontà di continuare questa crescita musicale nella nostra comunità. E l'evento del 22 è qualcosa
di impensabile per una piccola comunità come la nostra, perché all'inizio, quando ci è stata prospettata questo evento, un po' eravamo tutti, devo essere sincero, titubanti e preoccupati per non essere in grado di realizzare un evento così bello e importante. Però poi piano piano abbiamo preso atto che si può fare proprio perché abbiamo questa figura importante insieme alla nostra comunità, e quindi e poi anche la vicinanza da parte degli artisti. Molti li conosciamo, molti sono venuti sul nostro territorio per piccoli eventi sempre musicali, che hanno veramente dato quel tocco in più all'immagine della nostra comunità. È un evento che lo stiamo organizzando nei minimi particolari. Sono convinto che sarà una serata straordinaria da ricordare, e quindi sotto questo aspetto siamo sicuri che l'evento alla fine sarà eccellente. E che dire, io non mi voglio prolungare perché devono parlare gli artisti, deve parlare la direzione dell'organizzazione, e quindi vi invito naturalmente ad essere presenti il 22 insieme a noi per poter veramente gustare questa serata di musica che, ripeto, la nostra comunità, io non dico che è abituata, però come voi sapete noi abbiamo una storia musicale con una banda musicale che è da oltre 100 anni che esiste qua a Guardalandia. Quindi da questa storia musicale abbiamo avuto anche tanti maestri, tanti professori, tanti insegnanti musicali e tanti anche bravi musicanti. Quindi sotto questo aspetto portiamo avanti anche questa tradizione in Calabria, quindi di questo siamo anche orgogliosi di essere. Allora, io vi ringrazio a tutti, ringrazio il dottor Emelia che è sempre disponibilissimo ad essere in mezzo a noi, e soprattutto ringrazio a voi artisti e vi auguro un grande successo. Grazie Pino, grazie per aver ricordato i trascorsi della banda di Guardalandia. Io reclamo anche e rivendico con orgoglio, insomma, la banda di Pepogne, come sai, è stata molto più famosa rispetto a Guardavalle. Ancora resiste, mi pare, vedi, c'è ancora la banda di oggi, però i tempi del maestro Michelangelo Valente sono ancora. Sì, rimarranno nella storia, devo dire, perché è stato un grande maestro concertatore. Tutti i suoi allievi. Allora, lo ricordava Pinussia, ha ringraziato la stampa, non ha fatto i nomi, ma io lo devo fare perché c'è Letizia Varano per la Gazzetta del Sud, poi c'è Franco Laganà per il Quotidiano del Sud, Fausto Varano e Antonio Siciliano, l'operatore per Soverato 1, manca qualche altra televisione, vabbè, ma poi Guardavalle Online, che non conoscevo, non conosco. Walter Audino e Claudia Cherubino. Claudio Cherubino, okay. Grazie per essere intervenuti. Di scommessa parlava il vostro sindaco, in effetti è una scommessa da far tremare le vene dei polsi, quindi affidata a Francesco Menniti. Poi faccio questa scommessa, vedremo il 22 che esito avrà. Io sono ottimista, penso che sarà un grande successo, contribuiremo tutti, ma ovviamente hai messo la fine. Beh, grazie sicuramente a Pietro per queste parole di incoraggiamento. Io ho detto ai miei amici, perché prima di essere cantanti, gli artisti, il cast, sono degli amici, alcuni di vecchia data, che sono diciamo in età, altri di freschissima data come la Linea, che già considero un'amica, oltre a un professionista, come Gabriel. E manca in questo cast per motivi di familiare, però sarà a breve, fra mezz'oretta sarà qui con noi il tenore Romolo Tisano, che è originario di Bivongi, come il dottor Menia, e Alfio, appunto, manca Alfio Raffaele Facciolà, che
fa parte del cast, che ha avuto un problema di colpo della strega. Io direi colpo di frusta. Colpo di frusta, perché Alfio, tirando la frusta. In sala invece c'è il coordinatore del coro Cilea Ciclari, il professore Ciclari, che ringrazio tantissimo, nonché la nostra pianista, collaboratrice e anche organico dell'orchestra, Graziella Danieli. Diciamo che è una scommessa a tutto tondo. Voi avete già notato che la minoranza, parlando un po' di politica, ci attacca dicendo che siamo megalomani. Vabbè, questo lo rimandiamo, lo ribattiamo ai dibattiti politici all'interno di questa sala, non certo questa sera ho da rispondere a questo. Io sicuramente la megalomania ce l'ho, ma ce l'ho per un bene comune, è quello di pensare di fare un salto di qualità. Quando venni a proporre questa opera mi guardarono un po' come un matto, come mi hanno dato del matto, sapendo che io ho sempre scommesso su alcune iniziative, e devo dire che qualche volta non è che è andata tutto, qualcuno pure un po' fallita, però fa parte del gioco, no? Chi non osa. Io ho cercato di alzare un po' il tiro proponendola alla giunta, proponendola all'amministrazione, ho avuto anche un appoggio. Dopo 5 minuti di titubanza mi hanno guardato un po' come per dire ma sei fuori. Poi hanno capito che ero determinata, basta così, ci vediamo. Insomma, quasi come l'avessi minacciato. Invece, di buon grado l'assessore Calisto, l'assessore bilancio, mi ha fatto un cenno di consenso. Positivo, il sindaco era molto entusiasta di questo, e io sono andato avanti. Certo, non basto io, perché l'io in questa operazione è marginale, ci deve essere il noi, e il noi lo condivido con i collaboratori, innanzitutto stretti, come Walter, come Claudio, come Gloria, come Cettina, come c'è anche Beniamino, che poi farà parte dell'organico a livello, pure come sapete, un'opera, una costruite con i cantanti solisti, con il coro, con l'orchestra attualmente, ma in scena ci sono gli attori, i cantanti, ci sono le poi ci sono anche le comparse che riempiono e danno anche qualità a tutta la scena. Parlavamo di scene, l'idea di farlo in una location naturale è partita in una sera, stavamo passeggiando lì, e abbiamo pensato inizialmente di farlo in un altro luogo, come San Carlo, come sapete, però pensando all'entità dell'evento sapevamo che non bastava lo spazio e siamo andati lì così a guardare questo spazio. È come se la visione apparisse subito, cioè le scene, poi consultandomi con la professionalità di Lavinia, della regista Amisic mi ha dato, come dire, mi ha acceso le lampadine dicendo perché devi sovrapporre delle strutture a una bellezza già naturale, e io mi sono convinto subito, l'abbiamo fatto per telefono usando WhatsApp, no? Le foto con WhatsApp, con internet, con le email, ma ci mandavamo le foto anche se fossimo innamorati tutti i giorni a mandarci foto, corrispondenza sullo stesso unico pensiero dell'amore, che è quello della musica e quello dell'opera. Ci siamo convinti e noi tenteremo questa carta. Ringrazio tutti voi giornalisti di essere stati presenti e vi chiedo di, come dire, di portare alla luce quello che noi stiamo cercando di far nascere. Grazie a tutti. Grazie Francesco. Purtroppo il male endemico delle nostre comunità è la divisione. A me non piacciono le divisioni. Io penso che in una comunità tutti debbano stringersi nel rispetto delle proprie posizioni, ci mancherebbe, e lavorare per il bene comune, per il progresso. Perché il progresso penso che interessi tutti. Quindi tutti dovremmo adoperarci per il bene comune. Quando ci si divide non si va da nessuna parte. Potremmo fare mille esempi. Ecco, se noi riuscissimo a superare quell'io che ci rode tante volte, trasformandolo in noi, come diceva giustamente Francesco, forse raggiungeremmo tanti e tanti di quei traguardi inimmaginabili, in
apparenze inimmaginabili e inarrivabili come questo del quale hai parlato tu, perché io penso che i sogni si possano trasformare in una realtà. Questo era un sogno fino a poco tempo fa, gradualmente si sta trasformando in una realtà, e il 22 vedremo, sera del 22 vedremo questa realtà. Allora, siccome sono il direttore artistico, vi aggiungo delle cose tecniche sulla scelta dei cantanti, dei cantori solisti e dell'orchestra, dell'organico orchestrale, del coro e di chi dirige sia la parte musicale che la parte scenica. È stata fatta, come dire, con facilità, perché prima di guardare il nome, si guardava il personaggio e io mi immedesimavo su quelli che sono prima di tutto detto, i miei amici, ma poi dei veri professionisti. E abbiamo la fortuna di avere Romolo Pisano, Santuzza, che è interpretata da Eleonora Pisano, che oltre ad essere una brava emergente cantante, è una, come posso dire, un'anima bella. E quando ho che fare a parlare delle anime belle, io mi trovo in stessa sintonia. Poi c'è Turiddu, che è Romolo Pisano, che arriverà tra poco, che appunto, per l'appunto, è originario anche lui calabrese, anche se opera e lavora a Roma. Lucia Gabriella Grassi, dopo appunto dei consulti, perché non conoscevo Gabriella, anche con Sigrati stesso, siamo andati verso questa direzione e ne siamo felici. La mia amica Lola, complice di tanti episodi musicali, che è Caterina Riotto, che è già stata presente a Carnevale, è stata apprezzata ed è apprezzata in ogni luogo dei teatri italiani. E poi c'è Alfio, che è Raffaele Facciolà, che è un professionista reggino, però che abita sulla Brigata, la scelta dell'orchestra è stata, come dire, è stata non semplice, ma è stata indirizzata per un motivo professionale, perché di solito si facevano le cose facendo le orchestre accoglienti, oppure facendo l'orchestra accogliendo ovunque. Questo diventa difficile, ad amalgamare un'orchestra che ha già un zoccolo suo proprio. E questo ho avuto la possibilità di avere l'apporto dell'orchestra Gilea, della Labria, della loro guida orchestrale, il capo musicale, diciamo, del Pasquale Palgitano e tutto l'organico che contengono questa orchestra, dove sarà, anche qui ci sarà la presenza dei ragazzi della nostra provincia. Poi il coro, ormai affermato, il coro Gilea, che viene preparato diretto dal maestro Bruno Chirotto, e qui mi lega un affetto non indifferente, ma al di là dell'affetto, la professionalità del maestro Chirotto e del tutto il coro insieme, che lavorano ormai da anni e collaborano col teatro di Messina, con il teatro Gilea e col teatro di Cosenza, se non sbaglio, e con tante altre realtà italiane, un coro dove lavora assiduamente. La regia, è stata una telefonata, è stata una chiacchierata di poco, poi quel poco è diventato tanto, con tante telefonate, ed è caduta su la giovane ma brillante Sofia Lavinia Amisic, in cui non ho bisogno di... Come tanti pensano, quando mi è stato detto il nome, sono andato a spulciare su internet. No, non l'ho fatto subito. Prima ci ho parlato tanto, abbiamo chiacchierato tanto, e poi sono andato su internet a leggermi quello che aveva fatto. Diciamo che era abbastanza, per l'età giovane che ha, è abbastanza consistente, ma mi è bastata anche la telefonata. Mi era bastata la telefonata. E poi la lezione su Vito Cristoforo, che ormai è un direttore affermato, purtroppo è in Germania, fortunatamente per lui si trova tra la Germania e l'Austria, sta venendo da Vienna, e l'altro ieri, il 14, ha fatto un concerto a Vienna, e quando gli chiesi di prendere
vedi, in questa opera. Lui stesso mi disse: ma io il 15 devo rientrare in teatro perché il 16 devo prendere un lavoro. E come facciamo? Ma io ci voglio venire, però, perché il pensare di fare un'opera in un borgo come Guardavalle, come i nostri paesi, mi dà una, come dire, un'adrenalina superiore a tante altre cose, perché ritorno nei miei luoghi e specialmente con un investimento culturale non indifferente. Farò tutto il possibile. Ha fatto tutto il possibile, si è messo in contatto con i suoi colleghi, si è fatto sostituire, ha cambiato dei turni e lo odieranno per un po' di tempo. È salito per Vienna, è sceso da Vienna il 15 ieri di Ferragosto, ha viaggiato di Ferragosto per essere qui con noi ed oggi iniziamo questa avventura. Grazie a tutti. Facciamo parlare subito la Vivian, così ci spiega questo colpo di fulmine, questo amore a prima vista con Francesco. Grazie. Innanzitutto voglio ringraziare per essere stata invitata a debuttare una regia di un'opera così famosa e così amata non solo dal pubblico calabrese ma da tutti gli italiani. Chiaramente Cavalleria Rusticana ha qualcosa all'interno del suo racconto che fa parte di ciascuno di noi in quanto italiani, quindi anche chi non la conosce nel sentirla ci si ritrova. E è proprio una questione di cultura e sensibilità artistica che abbiamo innata dentro il nostro DNA, per il quale per me è un onore adoperarmi. Partiamo con la questione più fondamentale di tutti, che è il qui presente maestro Francesco Minni. La nostra corrispondenza ormai, come dire, è illimitata e potrebbe destare sicuramente qualche sospetto, ma ho una giustificazione valida. Ho una giustificazione validissima. Mi trovavo in Cile con il mio compagno a seguire una tournée di concerti sinfonici e mi arriva un messaggio dal qui presente signore che dopo aver avuto un colloquio con Pasquale Faucitano, la spalla dell'orchestra del Teatro Cilea, ha ricevuto il mio contatto, mi scrive, mi propone questa bellissima iniziativa. E devo dire che ricevere una proposta di un'opera così impegnativa, così famosa, così appassionante da mettere poi in scena e riraccontare è una proposta molto forte. Quindi sul momento sono rimasta un attimo esterrefatta, dopodiché guardo tra gli spartiti, tra le partiture del mio compagno e trovo questo, la partitura orchestrale per Cavalleria Rusticana, l'unica opera che avevamo importato in valigia dall'Italia in Sud America. E allora dico... esattamente, capite bene che un segno più forte di questo non poteva esserci. Ecco che la comunicazione col maestro Minniti non poteva essere che tramite WhatsApp. Chiaramente non l'aveva invitato in Sud America a progettare il piano prove di questa produzione. La prossima volta ci pensiamo. Ecco, detto questo, mi sembra che questa produzione nasca sotto i migliori propositi, i migliori segni. Trovo emozionante che un borgo antico come quello di Guardavalle diventi la scenografia e il palcoscenico naturale di un racconto paesano, perché Cavalleria Rusticana questo è un racconto d'amore, di strazio, di passione, ma in una realtà piccola, quella appunto di un paese. E rispettando al massimo quello che in partitura è già scritto come indicazione di regia, mi intendo quello di raccontare una storia facendo leva su quello che c'è già, quindi su questa bellissima cornice storica che è il vostro borgo antico. Ringrazio gli artisti qua presenti con i quali ho il piacere di lavorare dalle prossime ore sino al 22, l'orchestra del Teatro Cilea e il coro del Teatro Cilea che già conosco a seguito di numerose produzioni ormai da 2-3 anni con loro. È sempre un piacere arrivare in Calabria e sentire quanto questo fervore artistico sia sentito.
E basta, non credo ci sia altro da aggiungere. Grazie. Dana, complimenti, applauso meritato. Vito Cristoforo, dire questa sfida mi piace e la voglio intraprendere nonostante gli impegni pressanti che avevi all'estero, ti fa onore, ma questo ti sollecita anche un impegno più in là, un futuro, e chissà che da Guardavalle non possa nascere qualcosa di più importante per un tuo rientro in Italia. Tanto buonasera a tutti, anche da parte mia, a tutti i giornalisti qui presenti, grazie al dottor Emilia. Sì, quando Francesco mi ha contattato, Francesco ci conosciamo forse da 25 anni, penso. All'epoca andavamo in giro a fare concerti con l'orchestra giovanile. Sì, penso 25 anni. E lui ci allietava nell'autobus raccontando barzellette dall'inizio alla fine. Io ho riciclato tante di quelle due barzellette. Non suonare, barzellette. Quindi quando mi ha chiamato ovviamente mi ha detto: senti, volevo fare una cosa, volevo sapere se avevi tempo. Ho detto: no, guarda, sono occupato. Ma che cosa volete fare? Cavaliere Rusticano. Aia, Cavaliere Rusticano è una delle opere, le mie opere preferite. E come diceva Lavinia, effettivamente questa musica fa parte del nostro DNA. È proprio una delle opere più mediterranee che sono state scritte. Mascagni è riuscito veramente a cogliere il senso, pur essendo lui livornese, però è riuscito veramente a, è vissuto in Puglia tanto tempo, quindi è riuscito a cogliere questa passione, questi sentimenti forti che sono presenti in noi gente del sud, negli italiani in genere. E quindi quando mi ha fatto questa proposta ho detto: ok, vediamo cosa posso fare. Perché lui non fa altro che, Francesco sta un po' realizzando quello che è sempre stato un po' il mio sogno nel cassetto. Cioè, io sono all'estero da più di 15 anni ormai quasi, e ho collaborato con vari festival estivi all'estero, in Austria, in Germania, e pensavo sempre: ma perché si fa qui? Perché non possiamo fare anche giù una cosa del genere, appunto un festival all'aperto? E quindi ho accettato subito questa proposta. Con la Vine siamo subito trovati anche noi in sintonia, non ci siamo messaggiati così tanto come con Francesco, probabilmente. E quindi mi faceva piacere fare qualcosa qua con la gente, con amici di lunga data, ci conosciamo, non abbiamo mai fatto veramente qualcosa insieme, forse una volta un concerto. Sì, il mio primo concerto, hai diretto tu. Ecco, vedi. Ah, Dauri, i segni sono tanti. No, io mi ricordavo, ti dico, ma non è arrivato all'ultimo minuto. Esatto, una sostituzione. Dico, non è stato mai, non era veramente un concerto programmato. Quindi questa è la prima volta. Poi, anche con Pasquale Pagitano ci conosciamo da tanto tempo, quindi abbiamo suonato in orchestra insieme all'epoca al Teatro Rendano. Quindi mi faceva veramente piacere fare qualcosa qui, anche per la mia gente. Prima parlavo con Pietro Benedetti, dicevo: sono all'estero, voglio tornare in Italia. Non lo so, perché la situazione non è così rose adesso per la cultura in Italia, però parlava, diceva il dottore Molie, qua c'è una nuova primavera della lirica, che è una cosa positiva, perché l'importante è che la musica è come un virus, deve essere iniettato nelle persone, e piano piano, forse non adesso, fra 5, 10, 15 anni i frutti si vedranno. Bisogna veramente investire molto, molto di più in cultura, in musica, nelle cose belle della vita, perché abbiamo bisogno della bellezza. Questa società oggi ha bisogno di bellezza. Quindi mi piace essere qua e fare questo progetto insieme a tutti gli amici. Vi ringrazio. Grazie, Nico. Allora, Gabriella Grassi, adesso ci racconterà Gabriella Grassi, che è siciliana di Giarre, quindi corregionale di Giovanni Verga. Ecco, il regionale di Giovanni Verga ci racconterà adesso Lucia. Cosa da dirvi? La Cavaliere Rusticana, come ha detto Francesco, fa parte un po' di noi. Forse per noi siciliani è proprio il nostro DNA, perché comunque c'è sempre una Santuzza, c'è sempre una Mamma Lucia, l'alfio della situazione, e ce ne sono tanti.
e c'è anche la Lola della situazione. Il ruolo di Mamma Lucia, parlo diciamo del mio in particolare, il ruolo di una madre un po' stanca perché comunque conosce bene il figlio, sa che il figlio se ne va di qua e di là, insomma, a fare le sue storie e le porta poi i problemi in casa. E l'ultimo appunto dei problemi è Santuzza, la quale arriva appunto in casa chiedendo di suo figlio e lei non sa che cosa dire in pratica, perché già ha capito tutto. Qua non è, e quindi sarà da qualche altra parte. Però certo non si poteva mai immaginare che il figlio fosse con Lola, e là iniziano i problemi, perché sa anche che il fatto che il figlio sia andato con Lola non è altro che una condanna a morte per lo stesso Turiddu. E la cosa che mi piace tanto della Cavalleria è il fatto che sia stata scritta appunto da un toscano, e per me sarà sempre un mistero veramente sapere come lui ha potuto scrivere così bene quello che è il sud, cioè proprio lui in ogni nota io sento il rumore dell'Etna, il mare, i limoni, le arance, cioè sento proprio casa, ed è veramente veramente strano, veramente una cosa, una magia pazzesca che mi stupisce sempre. E insieme ad altre opere, questa è una delle mie opere preferite. Quando ero più ragazza ho cantato Santuzza, quando ero un po' più grande ho cantato Lola, adesso che sono una 45enne canto Mamma Lucia, e mi sembra giusto, anche perché la voce poi muta, diventa sempre più scura, quindi è anche un andare del tempo naturale. Io vi auguro di avere una bellissima serata, e io penso che sarà così, visto i miei colleghi, li conosco tutti, alcuni li ho conosciuti adesso, e grazie a Francesco di questa opportunità. Grazie. Una 45enne, diciamo, gli spende la forma, eh? Non c'è peccato, non c'è. Io ne ho 49. Allora, non c'è Turiddu, eh? Romolo Tisano ci ha raggiunto, mi pare che sta arrivando, vabbè, ma c'è Lola invece, insomma, anche tu hai un ruolo impegnativo, Caterina Riotto. Sì, buonasera a tutti. Sì, il mio ruolo è impegnativo, ed è, diciamo che è il personaggio che pare sia la vasta festa della situazione. La rovina famiglie. Amo quest'opera, amo Cavalleria, l'ho sempre amata, è il mio primo amore. Anch'io ho avuto modo di interpretare i vari ruoli e l'amo infinitamente. È un'opera che racconta effettivamente le vicende reali del Sud, è un'opera che richiede una forza caratteriale e una forza vocale non indifferenti, perché è un'opera difficile un po' per tutti, anche tecnicamente, per tutti i personaggi, anche per il coro, non è musicalmente facile, quindi è un'opera complessa nelle varie sfaccettature. Per quanto riguarda Lola è un grado soprano, tecnicamente, ed è diciamo un personaggio forte nell'opera. È il personaggio che crea e che delinea il finale appunto dell'opera, perché essendo l'amante di Alfio, di Turiddu, di Turiddu, e crea praticamente e va a portare alla fine dell'opera con la morte e con l'uccisione appunto di quest'ultimo. E che dire, vi aspettiamo il 22, così avrete modo di capire meglio tutta la trama e le varie sfaccettature dell'opera. E ringrazio Francesco, che è un caro amico, collega di lavoro, eccetera, eccetera, che ha una passione per la musica non indifferente e che lega secondo me tutte le persone che sono qui a questo tavolo. La musica lega i cuori nobili e questo tavolo ne è pieno. Vi aspettiamo il 22 agosto alle ore 21:30, numerosi, per questo splendido capolavoro di Mascagni. Grazie. Grazie, Caterina. Ho lasciato Santuzza per ultima. Eh sì, perché Eleonora Pisano ormai è già, come dire, stregati, soprattutto a Soverato, perché come prologo l'abbiamo coinvolta già un paio di volte, la coinvolgeremo ancora. Nell'ultima prestazione ha dato veramente dimostrazione del grandissimo livello artistico che ha raggiunto, perché nell'arco di pochi anni ha
avuto una maturazione professionale veramente eccezionale. Questo significa che lei ce l'ha nel sangue, la lirica la ama moltissimo e si impegna tantissimo con grandissimi sacrifici. Noi ci auguriamo che questi sacrifici siano ricompensati quanto prima. Allora, Santuzza, chi è che fa e cosa fa Eleonora? Io volevo dire che sono veramente onorata, perché questo è il mio primo debutto in assoluto. Non vi sto a dire un grande curriculum, no. Io sono una concertista che da pochi anni si è rimessa in gioco con tanto impegno, e ho avuto questa grande fiducia da parte di Francesco Mennichi, che senza esitazione mi ha chiesto di affrontare questo ruolo. Anche io, molto titubante, ho risposto: non so, francamente non lo so, andrò da chi di dovere e farò in modo da avere delle risposte certe. E ho iniziato a studiare la parte e poi ho detto: ok, c'è questa grande opportunità, questa grande sfida, io sono un soprano lirico pieno, magari non sarò la completa, forse perfetta, però ho sentito questo personaggio subito mio, i miei colleghi l'hanno già affrontato ampiamente. Io posso dire da parte mia, spero che questa Santuzza abbia qualcosa anche di me, di riuscire a trovare, di far vedere, perché questo personaggio sotto certi aspetti l'ho visto anche un po' mio. Mi sono veramente grata, vi ringrazio di questa fiducia e spero di non deludere. L'artista si chiama sempre un personaggio, che guai se non lo facesse. Allora, mi pare che non è arrivato allora il nostro uomo, allora a te competono i saluti finali, impegno l'appuntamento per il 22, ci saremo tutti. Vi ringrazio anch'io da parte degli artisti. Se ci sono domande, se i giornalisti vogliono porre qualche domanda, qualche curiosità, nessuno? C'è un po' l'intervista. Vabbè, fanno pure l'intervista, perfetto, lo faccio. Tu di tu. Beh, questo compito, cioè è un prolungamento del mio consiglio comunale, insomma, cioè alla fine chiudo sempre io anche le sedute consigliari, apro la riunione consigliare e la chiudo. Facciamo così, ormai mi è toccato sto ruolo. Innanzitutto ringrazio il dottore Melia per essere. Quel dottore suona male, Pietro. Allora, ringrazio Pietro di essere presente, di essere stato presente, di aver accettato l'invito. Non avevo dubbi che avrebbe preso a cuore questa conferenza stampa, non più come una conferenza stampa, ma come appunto una riunione di gente che ha la voglia di fare, che ha la fattività della cosa. Lui stesso è un appassionato di musica, di lirica, ha fatto intendere più volte nei suoi passaggi, ed è stato molto preciso a dare come dire, l'organizzazione dei nostri artisti. Ringrazio voi tutti, i giornalisti, ringrazio gli amici e i collaboratori, ringrazio i sostenitori, e siccome siamo in diretta sia Facebook che in diretta su Guardalo Online, e poi ci saranno le dirette in TV, penso, voglio ringraziare anticipatamente i miei compari sani, cioè tutti i cittadini di Guardavalle che parteciperanno e anche chi non parteciperà, che però in questi giorni sta dando linfa a questo progetto con l'entusiasmo, con il sostenerci anche con le semplici parole. Ringrazio chi verrà, chi parteciperà come pubblico, e tutti coloro che hanno preso, come dire, abbono questo evento e quello che sarà in futuro. Non ho detto quali saranno gli obiettivi futuri, perché veramente poi darò ragione alla minoranza e sarò tacciato di megalomania. Ma l'intenzione è quella di poter far modo che Guardavalle si raffiguri, Guardavalle si rappresenti anche con l'opera. Non dico esclusivamente con l'opera, ma anche con l'opera. Farebbe piacere a me, ma farebbe piacere al sindaco, ma farebbe piacere ai cittadini che Guardavalle risaltasse alla cronaca, non per altri episodi, ma per questo. Non dico che dovrà diventare una torre del lago, minimamente, che poi veramente sono un megalomane,
ma una piccola, piccola realtà dove si può fare dell'ottima musica ed eseguire delle ottime opere. Vorrei aggiungere una cosa, ricordare che 30 anni più fa nessuno credeva nell'investimento che si fece a Roccella Ionica per un utopio, un sogno di Sisinio Zito Buonanima. Eppure adesso il Festival Jazz di Roccella Ionica è diventato una realtà internazionale. Quindi l'auspicio è quello che anche qui l'opera possa proiettare Guardavalle al di là dei confini regionali e nazionali. Sì, l'idea era questa, infatti ieri parlando con l'amico Nicola Patto mi dicevo proprio questo, che sarebbe bello che si istituzionalizzasse questa struttura e diventasse un appuntamento fisso ogni anno, magari raddoppiando, non fermandoci a un'unica. Ora non vado più avanti perché altrimenti volerei molto altro. E vi do appuntamento il 22 agosto alle 21:30, sarà collocata all'interno di questa location naturale dove c'è questo palazzo del 600, dalla facciata, un palazzo che è costruito dalla parte sud-ovest del 600, nord-est invece è stato costruito nel 700, insomma ci sono delle fasi. Noi utilizzeremo questo lungo fiume dove verranno chiuse queste strade, verrà creato lo spazio per il pubblico. Stiamo valutando se inserire una tribuna o meno, perché potrebbe coprire dello spazio interessante, però beneficio costi non andrebbe a pari passo. E avremo bisogno dell'aiuto di tanti, di coloro che ci verranno a dare appunto questo contributo. E abbiamo bisogno del pubblico, abbiamo bisogno di tutti voi. Voglio solo ricordare che oltre alla regia, alla direzione, c'è anche un esperto di luci che curerà la parte insieme alla linea delle luci, che è Nicola Procopio, che ormai è un professionista riconosciuto a livello nazionale, e anche lui stesso curerà la parte dell'audio, perché sapete che all'aperto c'è bisogno di questo piccolo sistema. Grazie a tutti e in bocca al lupo a tutti noi.